Buongiorno, oggi siamo qui a Soveria Mannelli per parlare del bonus, del super bonus, quello del 110%. Questo è un super bonus che sostanzialmente è un ampliamento a livello percentuale della detrazione dei bonus già esistenti. Non v'è dubbio che ovviamente ci sono delle prerogative tipiche e specialistiche che possono usufruire di questa maggiorazione solo allorquando si concretizzano, sia in termini degli interventi che devono essere posti in essere, ma soprattutto anche delle modalità. La particolarità che a mio avviso è da considerare in maniera eccellente nell'ambito normativo è la circostanza che siamo in presenza che la detrazione d'imposta che viene maturata per usufruire di questo bonus si trasforma in credito d'imposta, e questo si trasforma anche per i soggetti incapienti, cioè dire quei soggetti che non hanno l'imposta e quindi in quanto tale non avrebbero mai potuto usufruire della detrazione, perché automaticamente questa detrazione diventa credito d'imposta, che quindi consente la cessione dello stesso sia ad istituti bancari che anche a terze persone nonché a società. Diciamo che gli effetti trainanti di questo bonus sono tre: l'isolamento termico mediante cappotto termico sulle superfici opache verticali orizzontali, poi la sostituzione degli impianti invernali con impianti di tipo di nuova generazione, che sono quella della cogenerazione, oppure caldaie a condensazione o sistemi ibridi. A questi si associano anche impianti che possono essere considerati trainati, che sono quelli tipici dell'efficientamento energetico, tipo il cambio degli infissi e quant'altro. Una particolare attenzione va data al sisma bonus, che così come la precedente normativa nulla è cambiato, è stata solamente aumentata la percentuale del 110%, che consente quindi di mettere in sicurezza tutti gli immobili del territorio, soprattutto nelle zone che hanno un rischio sismico 1, 2, 3, e noi per nostra sfortuna siamo in zona 1.